siamo in questo, sono un po' cotto perché siamo in questo momento sotto l'orrore dei ministeri, che è una cosa da burocrazia russa, e insieme anche è un po' anche il tema di questo spettacolo, in parte, insomma, lo stato, la situazione del teatro. Quindi mi sento molto in quantunque un po' provato, in mezzo alle cose dello spettacolo. Allora, io comincerei a chiedere a Vinicio la cosa che si chiede sempre in questi casi, cioè perché uno, zio Vania, abbiamo zio Vania, ma abbiamo anche uno, e dietro quell'uno, queste tre lettere, si nasconde però un'operazione non assolutamente banale. Ma mi auguro sicuramente di no, insomma. Uno zio Vania perché è una delle migliaia di possibilità di mettere in scena questo, che è uno dei più grandi testi della storia di questo mestiere, insomma. E siccome abbiamo creato questo adattamento con Milena Mancini, che è stato scritto poi meravigliosamente, secondo me, da Letizia Russo, uno zio Vania perché era, come dire, quello che abbiamo cercato di mettere insieme in questi 3-4 anni di studio, non solo su questo testo qui, ma su tutta quanta, diciamo, il mondo di Anton Chekhov. Uno zio Vania perché è quello che mettiamo in scena noi in Italia nel 2018, e quindi ci siamo chiesti che senso ha metterlo in scena nel 2018 in Italia, questo testo. E tutta l'idea di questo adattamento qui è iniziata proprio da queste riflessioni da cui sei partito tu, nel senso che come attore, prima che regista di 43 anni, quasi 19 anni di arte sui palcoscenici, ne abbiamo viste un po', insomma, in questi 19 anni, e negli ultimi anni, come dire, la crisi teatrale, i teatri che chiudono, i fondi alla cultura che sono sempre meno, il nostro paese che dà sempre meno importanza alla cultura, al teatro, eccetera, eccetera, mi sembrava che questo grandissimo capolavoro si riferisse proprio a tutte queste cose qui, insomma, cioè questa piantagione nell'originale che non produce più, questo grano che non cresce più, questa crisi, questi pieni di debiti, mi facevano pensare a tutti noi, insomma, non solo chi fa questo mestiere, ma un po' tutta la situazione di questo nostro amato e odiato paese, e quindi dietro uno zio Vania ci stanno tutte queste cose qui, insomma. Qui si passa appunto dal mondo di Chekhov, il mondo, diciamo, è la fine del mondo rurale della Russia che cambia, si passa a una riflessione un po' sullo stato del teatro, la tenuta diventa il teatro. Allora è logico chiedersi se è un po' la stessa situazione, cioè c'è un mondo che sta un po' finendo in questa noia, in questo nulla cecoviano, diciamo c'è una sottolineatura di qualcosa con l'auspicio che vada in un'altra direzione, perché poi Chekhov finisce sempre un po' tutto male, insomma. La gente se ne va a parte, muore, non è esattamente una situazione allegrissima. Ecco. Dipende dal punto di vista. Dipende dal punto di vista. Però ecco, siccome il teatro è una cosa, credo che questo adattamento, almeno io per come l'ho visto io, colpisca in modo particolare chi lavora o chi si interessa
delle cose del teatro, perché mentre io per esempio non ho mai posseduto nessuna tenuta, quindi vedo i personaggi jacobiani con quel distacco con cui si guarda una roba successa alla fine dell'Ottocento, questa cosa, questa scenografia, queste cose che si dicono, che sono molto simili a tante cose che si dicono ogni giorno, credo non sia a caso che poi questo spettacolo è venuto in questa settimana in cui c'è la scadenza ministeriale, perché passiamo da sopra a sotto ed è la stessa cosa. No, perché no, perché un'agonia tipicamente cecoviana è stata posticipata, per cui noi soffriremo fino al 6 a mezzogiorno, quando come FIRS ci accorgeremo che e rimarremo a morire su un divano. Però insomma, ritornando alla domanda, ecco, c'è in questa analisi poi, non dico l'indicazione, ma cioè il pensiero anche di una direzione in cui si va, oppure veramente rischiamo di finire tutti un po' come FIRS, abbandonati senza magari spettatori, perché poi quello che mi è venuto da pensare, scusa, è la domanda più lunga del mondo, è più una risposta che una domanda, è che veramente rischiamo tutti un po' di aprire il sipario e di non trovare più nessuno dall'altra parte, insomma ci hanno lasciato un po' tutti e questo non sarebbe bene. Sicuramente non sarebbe bene. Diciamo allora, da una parte sì, c'è l'adattamento, Ziovania è per noi un amministratore in questo teatro di provincia, in una delle province maggiormente colpite dall'ultimo terremoto. Quindi da una parte noi volevamo mettere in scena una cosa che riguardasse il nostro modo di essere degli attori di 43 anni, 40, 45, 35, insomma che fanno questo mestiere nel 2018 in Italia. Da un'altra parte però l'idea di mettere questo teatro in una delle province fortemente terremotate era nella nostra idea una cosa che coinvolgesse il più possibile tutti quanti, perché ovviamente se io oggi nel 2018 mi rivolgo ad una persona di 17 anni o a una di 65 anni che non ha mai avuto modo di leggere niente di Anton Chekhov, se io gli parlo di una vecchia piantagione agricola dell'Ottocento, dice vabbè, ma a me chi se ne frega insomma di quei personaggi. Se io invece gli dico che con le stesse modalità, con la stessa scrittura, con le stesse cercando di rispettare il più possibile l'originale di Chekhov, gli dico che invece queste vicende si svolgono in uno di questi paesi qui, nell'immaginario di tutti quanti c'è un qualcosa che emotivamente credo arrivi subito, insomma. Quindi tutto questo per dire che questo spettacolo è stato anche pensato per usare la meta teatralità, quindi il teatro sul palcoscenico, per coinvolgere più persone possibili. Primo perché credo che Anton Chekhov sia il mio, questa idea di fare teatro debba essere più popolare possibile nell'accezione migliore di questo termine, perché gli ultimi 20-30 anni ci hanno detto che il teatro invece è una cosa un po' per elitari, molto colti, che devono vedere delle cose incomprensibili, e più sono incomprensibili, più sono autorali e più sono meravigliosi. Non ci credo più a questa cosa. Credo che il fatto di stare insieme in una sala teatrale, insieme significa chi sta sul palco, chi sta sulla platea, si fa in un unico luogo e si vive insieme quell'evento teatrale, debba essere un fatto di tutti. Dico questo per rispondere forse alla tua domanda, nel senso che Anton Chekhov non mi sembra che ci dica se una speranza ci sia oppure una speranza
non ci sia. Mi sembra che lui, alla fine di tutti i suoi testi teatrali, ma anche leggendo le lettere, leggendo gli epistolari, leggendo le sue biografie, mi sembra che quest'uomo, cioè questo genio enorme, ci abbia detto alla fine di tutto quanto: una speranza ci deve essere. E in questo ci deve essere, mi sembra che chiami direttamente ognuno di noi in prima persona e in qualche maniera ci dica tu che cosa fai, che cosa stai facendo affinché questa speranza ci sia. Perché una speranza ci deve essere. Perché sennò ci suicidiamo tutti, sia noi come attori nel metterlo in scena, sia noi come teatranti per sopravvivere a tutta l'agonia di cui parlavi prima tu, e si rischia di non avere più il pubblico davanti, come dicevi tu prima. Io credo che questo sia forse una delle cose più alte che questo autore ha insegnato personalmente mentre leggevo. Una speranza ci deve essere. E in questo ci deve essere, chiama me, ognuno di noi, e ci dice tu che fai affinché questa speranza ci sia. Perché anche il fatto di mettersi lì e dire qual è la morale già ci mette, no, in una posizione che qualcuno ci deve dire delle cose. Quest'uomo, questo genio, questo drammaturgo chiama direttamente tutti in questa causa qui. Quello che abbiamo cercato di fare noi, seguendo le indicazioni di uno dei protagonisti, del professor Serebriakov, fare, signori, bisogna fare, che è l'unica differenza che c'è tra quelli che chiacchierano e quelli che poi le cose le fanno. Abbiamo cercato di produrre questo spettacolo, di fare le prove, di fare questo spettacolo, cercando di condividere con un pubblico più numeroso possibile questo tipo di sentimento qui, che è un sentimento di come dire, sia di veramente di pietas, e quindi di compassione, cioè quindi di soffrire insieme, di compatire insieme, che è un sentimento molto alto, secondo me, che va riscoperto soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo tutti noi, qualsiasi mestiere facciamo in questo paese. E abbiamo cercato di farlo nella maniera più onesta possibile, amorevole possibile, fruibile possibile, semplice possibile, per quanto è possibile rendere semplice, tra virgolette, questo autore straordinario, che però ha scritto delle commedie, come lui ci teneva spessissimo a sottolineare nelle lettere, eccetera. E una delle cose che più straordinarie di questo drammaturgo è che lui non ha scritto, come dire, dei modelli. Non è William Shakespeare che ha scritto l'amore per eccellenza, l'odio per eccellenza, il male per eccellenza, il bene per eccellenza. Anton Chekhov ha scritto gli uomini per quello che sono, perché solo mostrando quello che sono potranno rivedersi come uno specchio e prendere coscienza, e forse solo rivedendosi mettere una marcetta in più per migliorare le esistenze di tutti. Non so se ho risposto, se mi sono perso. Sì, no. La domanda era un divaga, la risposta molto più precisa. Leggo un post che ieri mattina è apparso nella mia timeline. Allora, ieri ho visto uno zio Vania. Attenzione. Ho visto lo zio Vania di Anton Chekhov e non da, anche se c'era poi scritto adattamento di Letizia Russo, che la morte di Don José in Carmen era una bazzecola al confronto. Qui fa riferimento a un episodio locale, perché recentemente, cioè proprio nelle scorse settimane, è stata messa in scena una Carmen con un finale un po' cambiato, che ha fatto parecchio discutere, che è stato cambiato apparentemente almeno per protestare contro il femminicidio, quindi Carmen non moriva, anzi doveva uccidere Don José, poi alla prima la pistola non ha funzionato, e quindi sì, poi destino, esatto, sì. Ci hanno costruito tutta una cosa
probabilmente un errore del direttore di scena, però ecco, si è suicidato al posto della casa e si è poi suicidato, hanno probabilmente suicidato avvocando in un pozzetto, però ecco, questo post addirittura questo appunto fa riferimento, cioè accosta la vostra operazione a questa della Carmen. Non mi sembra esattamente la stessa cosa, però così mi ha fatto riflettere su una cosa che dibattiamo spesso, perché oramai si riscrive un po' tutto, insomma, da Riccardo III alle Balcane, cioè è tutta una riscrittura sostanzialmente, e qualcuno davanti a queste cose dice: ma perché? Shakespeare non l'aveva scritto bene, che c'è bisogno di riscriverlo? La risposta non è sempre così semplice, e secondo me questo spettacolo, e il post mi dava il destro, mi ha incuriosito, insomma, mi dava il destro di chiedere questa cosa. Secondo me invece questo spettacolo ci suggerisce qualcosa di un po' diverso. Ieri, scrivendo la domanda ministeriale, non avevo usato la parola adattamento. Sono andato a controllare nei credits che cosa c'era scritto, e c'è scritto adattamento. Inizialmente avevo scritto da Andoncerov e invece di Andoncerov, adattamento di Letizia Russo. Quindi ecco, questa cosa ci fa un po' riflettere su questa operazione. Ma intanto sono consapevolissimo della responsabilità enorme che ci siamo presi nel fare questo adattamento qui. Sulla locandina dello spettacolo c'è scritto di Anton Chekhov, perché dall'originale, e se ne avete la possibilità vi invito a controllare l'adattamento nostro con l'originale, non è stato toccato neanche una virgola, una pausa, le dinamiche sono quelle, i personaggi sono quelli, le scene sono quelle, le pause dello spettacolo, vi giuro che sono quelle che ha indicato Anton Chekhov nell'originale, ve lo giuro, potete controllare. L'adattamento è stato... come dire, io mi sono chiesto da subito, ma perché fare Zio Vania nel 2018 in Italia? Oggi questa è stata la domanda delle domande. E siccome in questi anni di studio continuava questo testo maledetto a parlarmi di me, della nostra situazione, dei nostri teatri, della nostra crisi italiana in generale, delle macerie di questo paese, di una piantagione italiana che non produce più, di un immobilismo completo, e non voglio iniziare una lamentazio generale che conosciamo tutti quanti, per carità, però questa cosa, queste riflessioni a un certo punto mi hanno detto: ok, proviamoci. Noi abbiamo scritto con Milena una prima idea di adattamento, spostando solamente l'unità di luogo, quindi non una vecchia piantagione ma un vecchio teatro di provincia in Italia oggi. Poi, come dire, il mio amore, il mio rispetto, il mio timore reverenziale verso questo autore era talmente grande che non me la sono sentita di proseguire questo adattamento da soli, e abbiamo chiamato forse la drammaturga italiana più brava che c'è in Italia oggi, una che scrive per l'Europa, una che scrive per Antonio Matella, che ha scritto, insomma, Letizia Russo è un genio e non la ringrazieremo mai così tanto da renderle merito per quello che ha fatto, perché secondo me ha fatto veramente un miracolo. Mi sono perso. L'adattamento di Anton Chekhov. No, non abbiamo cambiato nulla, quindi io sto con la coscienza serenissima rispetto a tutte le polemiche o le cose che si potranno dire rispetto a questa cosa, anche perché nella costruzione poi della drammaturgia dello spettacolo che è in scena ho cercato di mantenere intatte, come dire, le idee di Chekhov, quello che è nell'immaginario collettivo, l'immobilità, la noia cecoviana, questi amori fiammeggianti che si spengono in una logorrea di personaggi che si lamentano e si lamentano,
E dietro questo adattamento qui c'è anche, come dire, la volontà di coinvolgere più persone possibili e far conoscere il genere di questo autore. Perché io negli ultimi anni ne ho visti 3 o 4 di Ziovania e altri testi di Chekhov, e a parte una o due cose ho visto sempre delle operazioni, come dire, operazioni forse da museo. Tu ascolti questo testo straordinario che è scritto come un meccanismo ad orologeria meraviglioso, ma che non arriva a te. Cioè, perché dovrei appassionarmi dell'amore di Elena? Perché dovrei appassionarmi dei Malanni, di Vania, di Serebriatov? Spero e credo che dietro questo adattamento qui e dietro questo spettacolo ci sia anche una fruizione che arrivi a 360 gradi, dagli scheletri di 17 anni agli spettatori di 99.000 di anni, perché penso che questo autore sia per tutti. Quindi dietro questo adattamento c'era anche la volontà di farlo arrivare a tutti. Comunque il post diceva che siete stati tutti bravi, anche voi due, diceva voi due un po' sopra le righe, che non so che cosa volesse dire esattamente, ma insomma, quali sono le righe? Esatto, non si capiva quali erano le righe. Tra l'altro, la persona che l'ha fatto è una persona che lavora al Maggio Musicale Fiorentino, quindi era abbastanza sensibile su questo tema della Carmen, sul quale il Maggio è stato pesantemente attaccato. Volevo chiedere una cosa al maestro Montanari, perché il maestro Montanari è stato, lo rivediamo dopo che è stato protagonista della nostra prima produzione, Gioco dell'amore del caso, insomma, l'abbiamo adesso spostato dal 700, lo volevamo spostare all'800, però questo è stato trasposto ai giorni nostri, e quindi ti sei saltato un secolo. Esatto, ora lì nel Gioco dell'amore del caso tu facevi sostanzialmente il burino, nel senso eri un po' il personaggio così, un po' quello... Era un servitore che si fingeva. Esatto. Nobile. E qui invece sei diventato professore e hai una grossa... Dottore. Hai una grossa responsabilità, perché questo è un personaggio abbastanza importante in questo testo. Sì, buonasera. Sì, no, certo, ma sai, la responsabilità in realtà è un argomento interessante proprio come concezione, secondo me, del nostro lavoro attoriale, cioè la responsabilità e la dignità dell'umanità che devi vivere. È un concetto molto, secondo me, basilare del lavoro nostro, cioè rispettare quello che sei chiamato a fare. Se non hai il coraggio di essere vulnerabile verso questa umanità, è meglio che non lo fai. Maestro Montanari, perché ho fatto la Silvia D'Amico e c'è scritto un foglio di carta, insomma, no? No, poi tra l'altro, io non lo so, ragazzi, io non sto facendo Chekhov, io sto facendo un testo che mi ha dato Vinicio, di cui mi sono profondamente innamorato. Quando dico non sto facendo Chekhov intendo dire che non mi pongo il problema, perché io faccio l'attore qui, non faccio il regista, questo è chiaramente un problema che si è posto giustamente Vinicio. Quindi posso dire che che mi ha affidato uno dei personaggi forse più belli che mi succederà mai di fare nella vita, una complessità enorme, ci sto scoprendo e sto perdonando mio padre, ma queste sono cose vostre, che fa il medico. E io quando vivo quei momenti, dentro sento un suono molto forte di necessità, quasi organica, nel senso che quasi me l'ha data il testo, poi il grande lavoro che Vinicio ha fatto su uno di noi, ma e probabilmente dovrebbe essere sempre così quando affronti una parte. Però diciamo non c'è stato nessuno sforzo umano mio di Francesco, io ho 33 anni, di mettermi in connessione con queste dinamiche e queste parole. E la responsabilità sì, ce l'abbiamo tutti noi, appunto la responsabilità di uno spettatore che paga un biglietto e quindi ha diritto a vivere un'esperienza. Io penso che l'obiettivo nostro su un palco o dietro una macchina da presa, insomma quello che è, sia non essere bravi, perché che cazzo vuol dire bravi, no? Vuol dire niente, ma essere
vivi, per quanto possibile voi. Quindi se applichi questa modalità di ricerca, capisci bene che la ricerca è infinita, perché la vita è infinita, la gioia è infinita, la merda è infinita. Quindi è chiaro che andrai sempre più a fondo e scoprirai tante cose di te stesso anche. E penso che veramente dopo aver fatto tot repliche qui a Firenze, aver avuto la possibilità di mettersi in gioco a Narni con dei ragazzi dai 16 ai 18 anni di cui noi eravamo terrorizzati, abbiamo aspettato, tant'è che Vinicio giustamente durante la merda ha detto ragazzi qualsiasi cosa accada andiamo avanti. E aveva ragione, in realtà c'è stato un silenzio udibile, una tensione talmente profonda che mi ha colpito anche dopo, perché abbiamo parlato un po' con i ragazzi, sentir dire da un ragazzo che si era particolarmente incuriosito dello spettacolo, che avrà avuto 16-18 anni, no, non ho mai visto altre operazioni di Chekhov, no? Come per dirti quanto è importante per loro, non è che loro partono dal presupposto che sia un testo scritto, per loro non esiste, quindi questo è a me la riflessione del fatto che la lettura non è proprio presa in considerazione, no? Ma è presa l'esperienza comunicativa a 360 gradi, che sia un palco, che sia questo. Io credo che il discorso dell'adattamento meno o più funzionale sia veramente soltanto un discorso intellettuale. E io credo che, non sta a me perché non faccio questo di lavoro, ma io penso che l'essenza invece della responsabilità di cui parli tu lunge proprio dall'essere intellettuale. Lontano chilometri, cioè lì tu è come l'arena, vuoi vedere le viscere e solo così rispetti. Poi è giusto porsi delle domande da intellettuali quando si appunto perché devo fare questo testo piuttosto che un altro, cosa voglio dire. Io credo che questo adattamento e questo spettacolo, e mi assumo la responsabilità perché lo vedo negli occhi delle persone, racconti proprio tanto di noi stessi in un momento storico di cui noi siamo vivi e facciamo parte a qualsiasi età. In questo penso l'operazione sia veramente. Una volta Colangeli, che è un grandissimo attore, mi ha detto una cosa: il teatro è bello perché se ci sai fare, tu attore, fai credere agli uomini che esiste Dio. Io penso che questa esperienza si avvicini a questa cosa qui. Poi chiama a Dio quello che vuoi, non cattolico, quello che è, insomma, ma il nostro Dio dell'umanità. Ho toccato la pippa, vi chiedo scusa. La domanda era stata fatta per questo. Ora non so se Dio, però conosco una persona che l'ha visto due volte e che tornerà a vederlo una terza volta domenica. Questo vuol dire che è uno spettacolo che ad alcune persone, non saprei dire quante, ma ad alcune persone sicuramente arriva in una maniera molto forte, molto forte. Non so se vedono Dio, ma sicuramente ci vedono qualche cosa. Allora io vorrei da una parte aprire alle domande del pubblico, dall'altra anche sentire gli altri, magari anche senza fare delle domande specifiche, ma insomma quello che vi sentite di dire. Questa è una compagnia straordinaria, dai molti talenti. Per esempio quel signore va sull'estrema destra, appena portato sulla scena Pier Francesco Favino in un coltest, quindi in un testo contemporaneo a Roma, quindi insomma qui sempre solo qualcosa di sul concetto di scrittura e dell'adattamento, va brevissimo. E lui è anche un grandissimo autore, scrittore, regista, e faccio anche le divisioni a menti a volte, quindi 18 diviso 2 posso rispondere 10. È un vero teatro. Capisco la questione che solleva Riccardo sull'enorme quantità di scrittura che c'è in particolare non solo nel teatro italiano, ma anche nel teatro in generale in questo momento. E credo che sia una necessità, perché non si sente, se no? Credo che sia una necessità di avvicinare a sé una cosa che a un certo punto è sembrata estranea, no? Che fosse il teatro classico, che è appunto il teatro classico. Nella scuola che ho l'incauto onore di dirigere, noi facciamo tantissime riscritture, per esempio, no? Vinicio e Milena sono lui anche gentilmente a tenere gli stage, e le riscritture che fanno i ragazzi hanno
intanto un peso specifico molto importante, e secondo fanno percepire meglio a loro stessi che li scrivono di che cosa stavano parlando i classici quando se ne parlava. Credo che il fatto, come dire, umorale della riscrittura, il fatto di fare il colpone di scena, no? Di, e se invece finisse, quello forse è sbagliato. Questo è che questo adattamento di Letizia, io lo ritengo un altro classico, non lo ritengo un adattamento, sono sincero. Cioè io credo che la variazione che sia stata fatta attraverso al posto della piantagione del teatro e come è stata poi sviluppata è enormemente importante e non credo che sia un fatto cronachistico. Io penso a questo testo messo in scena fra 100 anni, credo che sarà assolutamente intonso e identico, non credo che sarà segnato dall'usura del tempo, per comprenderci. Non credo che sia stata fatta un'operazione di riscrittura più agevole nei confronti del pubblico, ecco, detto sinceramente. E comunque non credo che siano queste le premesse. Credo che questa forma di riscrittura invece andrebbe proprio perseguita. Credo che andrebbe... Tanto nessuno inventa nessuna storia, esatto, no? Tutti noi siamo figli di un passato che viene a essere molto carini da Omero, ma temo anche prima, no? E quindi noi stiamo riscrivendo le stesse identiche 7 storie ad libitum per i nostri contemporanei. Credo che in questo caso sia toccato un punto molto importante del confine di quanto può essere forte e rispettosa un nuovo classico come questo qui. Ho detto delle cose molto profonde, vero? Scusa, intanto io vorrei semplicemente chiedere di voi chi è che ha già visto lo spettacolo? Ce n'è. Una bella percentuale. Ce n'è. No, perché sennò continuiamo a parlare di una nebulosa, perché potrebbe essere nei nostri cuori qualcosa che ancora invece non ha per voi una forma reale. Però ecco, così volevo rendervi conto. Scusa, lo domando sempre, no, quando c'è l'incontro. Avete domande? Avete domande? Cioè, avete cose rosse, cose. Mi è piaciuto, aspettiamo fuori. Non c'è sempre qualcuno che deve fare la prima domanda. Eccola. Allora, intanto Allora, intanto ho visto lo spettacolo ieri sera e volevo farvi i miei complimenti, perché insomma si vede il lavoro che è stato fatto dietro, sicuramente, mi è piaciuto davvero tanto. La mia domanda è, il teatro italiano è in crisi solo per mancanza di fondi da parte delle istituzioni oppure cioè, è anche un segnale che il teatro necessita di innovazione? Perché mi chiedo, al di là dei fondi che ovviamente danno risorse, lo stile recitativo italiano, i testi, sono vecchi? C'è bisogno di rinnovazione oppure no? Ma questa è la mia domanda. Anch'io dopo dormo. Grazie. Attenzione. Io credo, aspetta, le parole saranno anche eternali. Io non lo so, ok? Parto dalla mia esperienza, che comunque sono argomenti con cui noi ci spacchiamo le corna tutti i giorni, no? Io credo fortemente che il problema reale sia che il teatro non è considerato nella cultura generale da una fascia in giù di età, che purtroppo questa fascia in giù si sta sempre più allargando, perché giustamente gli abbonati, che sono sempre gli stessi da anni, stanno crescendo, no? Ma perché? Perché il primo approccio che io ho avuto anche a 16 anni col teatro, vado a vedere un Pirandello, con tutto rispetto al Pirandello, non sto discutendo l'autore, morto, definito, non vivo. No, si dice sempre recitazione teatrale, recitazione giovane, non è vero un cazzo, che vuol dire recitazione? Recitazione teatrale vuol dire che tu sei morto in una forma. Noi non siamo più un'epoca che intellettualmente accettiamo una forma. Noi siamo un'epoca che, siccome abbiamo milioni di problematiche come esseri umani, cerchiamo quantomeno una domanda onesta. Allora, quando c'è la domanda onesta, tanto la soluzione nessuno ce l'ha, ognuno si barcamena nelle proprie,
arriva emotivamente alla pancia, allora tu verrai. È un po' come a scuola studi, sei un coglione, non studi, sei fico, no? Questo è un problema, c'è proprio un ribaltamento dei canoni. Se tu chiedi a un qualsiasi ragazzo che cosa farebbe quella sera, lui ti dice: esco con la fidanzata, esco con gli amici, vado in discoteca, vado al cinema. Il teatro non lo considera proprio, perché quell'approccio che ha, dice: mamma mia che noia, ci sono andato solo per non andare a scuola. Chiaramente più si perde pubblico, più non c'è nessuno che paga il biglietto e più è chiaro che diventano importanti i finanziamenti pubblici. Cioè non è che diventano importanti, diventano fondamentali, capito? Però se tu mandi un ragazzo a vedere uno spettacolo, non questo necessariamente, esistono fortunatamente tanti spettacoli vivi, se tu vai a far vedere a un ragazzo uno spettacolo vivo, quel ragazzo scoprirà che in realtà si può divertire. È un processo culturale molto lungo e credo che sta a noi il compito, a chi verrà dopo di noi, di continuarlo. Questo è il mio punto di vista. Sì. No, io sono completamente d'accordo con quel Sant'Uomo di Montanari. Mi permetto di aggiungere che però noi teatranti dobbiamo spingerci verso il pubblico, cosa che non facciamo sempre, obiettivamente. Cioè il pubblico giovane è ovvio che è l'ambizione di tutti, nonostante sia quello minoritario del teatro, capiamoci, sono quelli che pagano di meno e sono meno fisicamente. Noi se fossimo veramente della gente cattiva faremmo teatro solo per le persone dai 50 anni in su, perché quello è il pubblico teatrale in senso stretto in Italia. Però noi abbiamo bisogno di sangue, no? E dobbiamo anche andare un po' incontro a quel sangue, a farlo circolare, come ha detto Francesco, né più né meno, come credo che sia nella sua umiltà questo spettacolo. Non, credo che sia quello che voleva dire Vinicio prima quando parlava di museale. Ci vuole una grande attenzione a non rendere museale un aggeggio che è vivo, che cominciò tanti anni fa, con uno che salì su un sasso raccontando come aveva cacciato un cervo, disse un sacco di sciocchezze, però quello era teatro. È proprio nella nostra natura essere spettatori o teatranti. Noi ci siamo fortemente allontanati negli ultimi anni, secondo me, con le nostre, ubbellicando le ingenuità del pubblico o rendendoci assolutamente incomprensibili. Credo che veramente sia il più grave gesto che sia stato fatto. Il teatro sarà sempre in crisi, la sua condizione, non mi ricordo, io in qualche anno lo faccio, mi ricordo, madonna che teatro luminoso che abbiamo, nessuno ha mai pronunciato questa parola, perché critica proprio la situazione di rapporto col pubblico, perché non sai mai come reagirai. Se essere onesti è un gran bel dato di partenza. Però è vero che questa situazione di crisi di pubblico è particolarmente sentita in Italia. Io sento amici, persone che sento, che mi raccontano addirittura di un pubblico giovane che aderisce con prezzi assolutamente stracciati a rappresentazioni all'Opéra a Parigi, quindi parliamo di opera lirica, che è un campo addirittura, se parliamo di pubblico che è oltre i 50 per la prosa, figuriamoci per la lirica, e ricordiamoci che noi siamo in un paese dove il teatro popolare un tempo era quello lirico, qui in questo paese. Negli altri paesi c'è più apertura verso il pubblico giovane. Io ho avuto la fortuna di partecipare a festival teatrali in paesi dell'est europeo, dove ho visto tantissimi ragazzi, perché al liceo, quando studiano in letteratura il teatro, non solo lo studiano sui libri, ma lo agiscono, perché ogni liceo ha il suo teatro e quindi per studiare il teatro lo agiscono, altrimenti non si capisce, non è letteratura tout court, bisogna agirlo per capirlo bene. E allora
Questo dà una continuità, un accesso continuo, per cui sappiamo di che cosa stiamo parlando. Capito? Scusate. La parola che cade, un parere. Ma i soldi, adesso ho visto che appunto stiamo giusto in questo momento facendo le carte che servono. Allora, i soldi sono sempre voi. E anche se il pubblico aumentasse molto, l'incidenza del finanziamento è comunque sempre molto, molto elevata rispetto al meccanismo di entrata e uscita che c'è nella bigliettazione. Sicuramente il rapporto con i testi è un rapporto difficile e controverso, insomma, questo doppio atteggiamento dell'innovare e del rinnovare, quindi del restituire smalto a una tradizione o del crearne una ex novo in qualche modo. Il fatto che sempre di più i produttori, almeno a certi livelli, preferiscono investire su testi sicuri, allora abbiamo proliferazioni di pirandelli certi, insomma, di ciò che sicuramente fa cassetta, che poi però torna a ripetersi ed è poi una specie di cane che si morde la coda, nel senso che alla fine questo fa diminuire la fiducia in testi minori. Il fatto che ci sono autori che si vendono molto peggio, il teatro scandinavo per esempio è difficile a piazzare. Ibsen, al di là di Una casa di bambola, il resto non è che fa gli esauriti. Chekhov, al di là di Tre sorelle, Giardino dei ciliegi, già Ziovania è un Chekhov, per non parlare di, tra l'altro ne abbiamo appena fatto uno, di Strindberg, che è un autore, sì, è un autore che ha avuto una grandissima fortuna in passato, ma che adesso, stesso discorso vale per certi versi, ne abbiamo appena fatto uno per Beckett, peggio ancora per Pinter, che è un autore che prima si rappresentava tantissimo, adesso è, diciamo, uso un brutto termine, ma è così passato di moda in qualche modo. Quindi è un dramma questo dell'accostamento ai testi che viviamo tutti i giorni e nel quale a volte i teatranti hanno messo un po' il carico da 11, perché approcciando certe operazioni in maniera non corretta in qualche modo o in una maniera che poi il pubblico non ha riconosciuto come diretta all'apertura di una comunicazione, allora si è creato un po' questo tipo di atteggiamento, che è un atteggiamento, attenzione, che danneggia molto anche la tradizione, quella pura. Infatti è una cosa sulla quale a noi piace lavorare, cioè il teatro in lingua italiana ha una tradizione importante con anche autori importanti che non si fanno più, tipo Alfieri. Quando è che si fa più Alfieri? Adesso noi proveremo a farne uno nel prossimo triennio e forse proveremo a fare il divorzio, ma per esempio l'entusiasmo che c'è in Inghilterra per la tradizione shakespeariana, ma anche per un certo tipo di teatro elisabettiano, in Italia non corrisponde a quello che ci dovrebbe essere per Goldoni, cioè per tutta una serie di autori che poi si conoscono abbastanza superficialmente. Anche Goldoni, tolte due o tre cose, già se cominci a fare il giocatore, già le previsioni di incasso si abbassano considerevolmente. Quindi ecco, è anche un problema di un circolo vizioso, no? Più restringi il repertorio, più la gente si abitua a un repertorio ristretto, quindi se poi provi a riallargarlo manca un po' questa cosa. Quindi
credo che al di là di tutto ci sia un dovere culturale in chi gestisce il programma ai teatri nel portare avanti con giudizio delle operazioni, un dovere culturale in chi il teatro lo fa nel proporle possibilmente fatte bene. È per questo che noi tenevamo tanto questo spettacolo, che tra l'altro è una nostra coproduzione, perché poi sì, alla fine può piacere o non piacere, questo è, diciamo, un giudizio è meglio se piace, ma può anche non piacere. Però ecco, vedo così stando in platea, che è uno spettacolo che arriva, cioè l'operazione è in qualche modo compresa. Poi può disorientare il fatto che non c'è più la tenuta, no? Infatti, possiamo fare un gioco con la prossima volta? No, cioè, io mi vorrei zittire perché il moderatore non ha diritto di parola, ho risposto solo perché Vai. Dovremmo dare un aspetto decente a quello che ho in testa, quindi scappo, faccio questa e poi scappo. Ma siccome è molto importante per noi attori sapere con che cosa vanno a casa le persone che ci vengono a vedere, io vi chiederei cortesemente di dirci una parola quale emozione vi siete portati a casa grazie a quello o per colpa di quello che noi abbiamo fatto sul palco. Tu sei venuto? Sì. Non sapevo cosa dire veramente, perché sono talmente emozionato, non sapevo cosa dire, perché complimenti davvero. L'emozione. Beh, una cosa bella. Cioè, lei è venuta, signora? Sì, la Maura. Sì. E che si è portata a casa di noi? L'arricchimento. Ok, arricchimento. Lei è venuto? Sì. La passione sicuramente con cui avete preparato lo spettacolo, insomma, si vede la partecipazione, non so come spiegare meglio. Grazie, importante. Direi anche io la passione, sì. La passione, sì. Io non lo so, mi sono emozionata tantissimo nell'ultimo monologo di Sonia e mi sono proprio commossa. E niente, mi porto a casa per un pezzettino lì. Grazie. Voi stasera, ok. Di qua ci sarà una produzione, giusto? Mi sono mancata il dover fare. Per i miei attori preferiti che sono Montanari e Daglie e nulla, poi comunque ho conosciuto ieri sera altri attori abbastanza di livello e sono abbastanza. Non arriveremo mai adesso, assolutamente. Mi è piaciuta sia te, mi è piaciuto anche il personaggio di Sonia, assolutamente, del finale. Diciamo che sono appassionato del trasformismo e vedere un attore come Sergio, come Francesco, evoluzionarsi in tutta la sua carriera che gli seguo da sempre, mi ha colpito e sono qui per loro. E in più ho scoperto anche un atto meraviglioso e sono felice. Punto. Grazie. Anche lei è venuto? Grazie. Voi? Sì. Le colonne del teatro. Vedete lei che mi sta in mezzo per qui. Allora, io senz'altro L'umanità, perché è un testo che davvero ha tante psicologie raccolte tutte insieme, quindi è stato davvero molto bello vedere questo spettro molto multicolor di tutte queste psicologie insieme, di come interagivano. Mi è piaciuto questo perché è molto introspettivo, sicuramente. Io in realtà mi sono emozionata tantissimo a guardare, non ho mai staccato, ieri sera non riuscivo a staccare gli occhi veramente dal palco, perché come ha detto, erano molto vivi i personaggi e quindi non riuscivi a nemmeno un secondo allontanarti veramente lo spettacolo, eri talmente preso dallo spettacolo che sembrava tutto così vivo e quindi complimenti veramente, è stato bellissimo la sera. Voi? Sei venuto te? Sì, vai, scusami. Per il caso.
che l'aspetto è una questione di cultura, cioè si usa sempre questa la parola, fare cultura, la cultura italiana, il teatro è cultura, eccetera. Però io credo che dietro a tutto questo ci sia una cosa sola che si chiama l'umanità, cioè il fatto che l'essere umano dal mito della caverna in poi abbia la necessità, il bisogno spasmodico di interrogarsi su chi è e che cosa stiamo facendo a questo mondo. Ognuno si trova le risposte che vuole, ci si interroga più o meno superficialmente o approfonditamente nella matematica, in tutte le discipline che l'essere umano si è inventato per cercare di capire che cosa facciamo nella nostra esistenza, nel mondo. Questa umanità, cioè rimettere al centro di tutto quanto l'interrogarsi sull'uomo e sull'esistenza dell'uomo, è un fatto culturale. Cioè tutto quello che viene chiamato cultura, secondo me, ruota intorno a questa cosa. E avendo la fortuna enorme di fare questo mestiere, che tradizionalmente è figlio di quel mito della caverna lì, per forza di cose nello scegliere quale testo mettere in scena in un periodo in cui culturalmente siamo peggio del, non lo so, del, non voglio fare dei paragoni offensivi nei confronti di nessun altro paese rispetto a noi, chiaramente c'è la volontà di alzare con il nostro umilissimo mestiere l'asticella della cultura in questo senso. E il grande innamoramento che io con Milena, con Letizia, con tutta la compagnia abbiamo avuto per questo autore, per questo drammaturgo, per questo scrittore, è il fatto che lui abbia messo al centro di tutto quanto l'essere umano, la misericordia, la mancanza, le mancanze dell'essere umano, non i punti di forza. E quindi se uno degli obiettivi, uno dei tanti, non obiettivi, perché non è che avevo degli obiettivi da raggiungere, però una delle cose che mi sarebbe piaciuto fare attraverso questo spettacolo è condividere e mettere in scena attraverso di noi le mancanze degli esseri umani. Perché come diceva lui, ed ecco perché mi auguro che questo adattamento non lo sopprima e non mi venga in sogno a tirarmi le gambe Anton Chekhov, ma in qualche maniera possa essere orgoglioso di quello che stiamo facendo, era proprio quello di far vedere, come scrive lui in tante lettere, gli uomini come vivono. E se arriva un'emotività, se arriva un sentimento, se arriva il fatto che bisogna fare, nonostante tutto, nonostante la crisi, nonostante questo terremoto, nonostante l'immobilità, nonostante le tasse che ci mangiano i nostri lavori, i nostri stipendi, nonostante i nostri figli che non trovano da lavorare, nonostante questo paese, come abbiamo la fortuna o la sfortuna di essere nati, se questo passa, se questo bisogna fare, e in più se passa la gioia dell'essere vivi, che non è una cosa da poco secondo me, se passano queste due cose, l'operazione per me non è che è riuscita. Io ho stravinto, ma non ho stravinto io, ha stravinto Anton Chekhov, che è l'unico motore portante di tutto questo progetto, e mi auguro degli altri che ne possano seguire. A proposito di triennalità, ma poi ne parleremo dal settembre. Bene, allora hai... Ma si è impegnata a produrre la trilogia di Vinicio Battiotto. Sì, sì. Sì. Seriamente, il fatto di essere qui, già ho avuto modo di dirlo durante la conferenza che abbiamo fatto qui, però tengo a sottolineare il ringraziamento nei confronti del Teatro La Pergola e della Fondazione Teatro Toscana, perché ne parlavamo oggi con Francesco mentre mangiavamo con Milena anche,
non era scontato per niente che l'adattamento funzionasse o che Vinicio Marchioni fosse in grado di portare avanti uno Ziovania o che una compagnia fosse in grado di fare uno spettacolo minimamente degno di essere su questo palcoscenico. Quindi che Montanari non sia in grado ormai lo sanno tutti quanti. Ma, e quindi per queste cose veramente grazie per la fiducia, perché non era scontato per niente, e grazie agli attori straordinari che ho e che mi hanno seguito in questa straordinaria avventura. Grazie. Bene. Allora, nel darvi appuntamento agli altri due capitoli della trilogia di Vinicio Marchioni, e tutti rigorosamente con Francesco Montanari, vi invito, chi non è venuto a vederlo, loro sono qui fino a domenica. Bene, chi viene stasera, che stasera già si fa l'esperienza completa, incontro e spettacolo, loro sono qui fino a domenica, uno Ziovania. Grazie a tutti, buonasera.